quest'anno avrebbe compiuto 80 anni. Eh sì. Sì, ma sai che in assoluto il cantautore, l'artista più celebrato, tributato, soprattutto nel periodo estivo? Guarda chi è, anzi guardate chi è. Amato mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Amato mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore no, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me, qui non ce n'è. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai. Amore mio, quel che sono non l'ho voluto io. No. E ovviamente non potevamo che parlarvi del grandissimo Lucio Dalla, e lo facciamo con i nostri ospiti direttamente da Agorà. Abbiamo stamattina Lorenzo ininterrottamente Marcello Cirillo con la sua splendida voce e grazie senza la sua band oggi. Grazie a Gege Tresforo, grazie, grazie a Sara Manfuso per essere con noi, grazie a Monica Caradonna, grazie. Insomma, le conoscete bene, grazie come volti anche dai, e ovviamente Dalla è stato un artista universale, quindi tutti noi abbiamo dei, sì, ricordi di Dalla, delle sensazioni di Dalla. Certo, Gege, tu l'hai conosciuto, sì, l'hai conosciuto bene, quindi ti chiediamo innanzitutto che uomo è stato Dalla, al di là dell'artista ovviamente. Beh, un uomo sicuramente curioso, e questo veniva fuori anche dalla musica che esprimeva. Non scriveva mai delle cose banali, sempre con una genialità invidiabile. Composizioni con forme e strutture che venivano dal suo background tipicamente jazz, un gusto particolare per l'improvvisazione, melodie assolutamente originali, tant'è vero che la sua musica resterà per sempre, quindi è stato, sì, uno dei grandi maestri, certo, ha rivoluzionato proprio il modo di scrivere in italiano. Cosa ha reso Dalla unico e innovativo? Lo chiedo a voi due. Secondo me è il fatto che sia completamente transgenerazionale. Piaceva ai miei nonni, che avevo dei nonni giovani io, piaceva ai miei, piace a me, piaceva ai miei zii, mio figlio conosce tante canzoni. E questo, certo, lui non è neanche solo un artista a tutto tondo, è un po' uno stato della mente. Per me è una colonna sonora di tantissimi ricordi. È vero, la prima musicassetta che ho posseduto era di Dalla, me l'aveva regalato mio zio. E l'avevo sentita tante volte. Che canzoni c'erano? Era Caruso, Mambo, Dall'America, Disperata, era Erotico Stomp, La Signora. Marcello, quante volte l'hai riproposto Dalla? Io vivo e vivo da musicista grazie anche a Lucio Dalla, perché noi aspettavamo i suoi dischi appena usciti, perché ci illuminava, sì, il cammino. È vero. Quindi col 77, sì, quando, sì, uscì con Disperata Erotico Stomp, oppure nell'80 quando cominciò a fare Balla Balla Ballerina, noi musicisti eravamo mamma tutti mia, pazzi. Mamma mia, un inno alla vita quella canzone. Sara, Monica, di te. No, io veramente devo dire, quella canzone la sento proprio mia, quando dice balla anche quando è una pistola puntata contro, cioè l'inno alla vita, carpe die, ma anche se le cose vanno male, sotto un cielo di ferro e di gesso l'uomo riesce a amare lo stesso, sì, che è veramente una cosa da brividi. Monica, il tuo primo ricordo, ma poi guarda, lo andremo a risentire probabilmente tanto. Non ero ancora nata, ma già lo ascoltavo e lo amavo, perché mio papà, quando mia mamma mi aspettava, suonava al pianoforte alcune delle sue canzoni. Io sono cresciuta con questa musica in sottofondo a casa, pianoforte, Futura, all'epoca quando sono nata Futura. Io non si facevano le ecografie, quindi è femmina, è maschio, non si sa. Però papà voleva una femmina, mi avrebbe voluto chiamare Futura. Che poi, bello. Vabbè, è andata Io volevo essere un maschio, certo, ero proprio nell'era di Oscar. Sì, avevo anche il corredino blu, è nata una donna. Però intanto vediamo Gege. Telesforo, scusami. E io con i nomi, con gli accenti. Ma tu pensi sempre alla televisione, Telesforo. E quella è sfora sempre. Con l'orario, quello è grave. Vediamo. Guardate.
go tapping at the world while I sing. I didn't mean to know you run into treating on dream. The L'arte dell'improvvisazione vocale, sì, detta sket. Sì, esatto. Senti, mi fai un favore? Sì. Puoi insegnare proprio brevemente a Semprini che ripete lo sket? non credo di poterlo fare. No, grazie, non credo. Grazie. Perché io continuo a studiare, è una vita che lo metto in pratica. Infatti possiamo dire, però, me lo puoi no, fare. Altro che rap e trap, cioè proprio... Beh, sì, insomma, lo sket è l'arte dell'improvvisazione che si basa su fondamenti tipicamente musicali, tipico del jazz, cioè come i musicisti improvvisano con i loro strumenti, i vocalist utilizzano questo linguaggio sillabando parole senza senso, e ognuno di noi ha un suo suono personale, cioè Lucio anche in questo filmato utilizza un modo di vocalizzare che era tutto suo, assolutamente riconoscibile, quindi è un linguaggio unico, ma ognuno ha il suo. Quanto mi diverte, se... quanto senza mi parole di senso compiuto. Senza parole di senso compiuto. Possiamo... Cioè, tu immagini, io poi a secondo, per esempio, dei contesti musicali, cambio il suono e la sillabazione. Cioè, se devo fare groove, Marcello può capire, africani, mi trasformo, diciamo, in un africano. Fai gli umbandese e lo non vuoi mandare se io, gli andiamo a qui mandando se le io così devo andare dalle io, non mandare se io. Fantastico. Ha studiato anni, non mi permetterei mai. No, no, continuo a farlo. Continuo a farlo. Ma potresti inventare. Vabbè, intanto... Non voglio rovinare questo momento. 4 marzo 1943. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua però, sapeva amare. E un bel giorno riprese mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Grande Marcello, torna fra noi dissacrante. Ma se torna poi non canta più però. No, vai e viene, stai pendolando, pendolando dal pianoforte. Lui era dissacrante. Assolutamente, beh, se noi ci ricordiamo del 1977, Disperato erotico Stomp, dall'album Come profondo il mare, non vi dico il testo, ma dice delle cose della solitudine dell'uomo che si risolve in una notte. Allora, ricordavamo con Marcello, in radio si faceva fatica a passarlo quel brano, e c'erano anche altre composizioni, per esempio ce n'era una, io ho fatto anche una versione personale, che non hanno mai passato perché già il titolo era improponibile, quindi adesso non so... Se può passare 18:30 forse no, il titolo, ma magari sarebbe, non lo dico. Ma facciamo una cosa, ci sentiamo Vita insieme a Gianni Morandi, ce lo dici e dopo vediamo se possiamo raccontare di più. Ti credo, dopo che ho guardato lungo, adesso di un pensiero, non ci sono le vincite, né dubbi né incertezze.
ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sfogano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, lunghi e un po' feroci, sugli zigomi, forse un po' più stanchi, ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Allora, la commissione si è riunita durante Vita, sì, e dire, penso che Gege Tenesforo può dire il titolo della canzone di Dalla. Ma sul serio? Diciamo la prima parte. Inizia con str. Ok, stro, chiaro, stro, chiaro, stro, chiaro, stro, chiaro, e finisce con non finisce. Sai che Dalla diceva di essere un bugiardo? Ti rispondo solo se mi presti queste poltrone per Agorà, sono brutte e scomode. No, allora, io ho il divieto assoluto di cantare in casa quando c'è mia moglie, perché sono molto stonato, però qua adesso lui mi aiuta e posso effettivamente cantare. La cosa che più mi tocca di Dalla è che ogni sua canzone c'ha veramente un messaggio, c'è un messaggio contro la discriminazione, contro la solitudine, contro la depressione, era veramente pieno di vita. Sì. Questo è il messaggio che... Poi che fosse bugiardo, non lo so, ma era un Però uno che dice che è bugiardo, in realtà ti mette in guardia e tu già sai che ti devi difendere. Quindi è un bugiardo buono, no? Certo. Cioè, come dire, è un servizio sociale che lui lo dichiaro subito. Non ti dichiaro, non ti fidar di me che combino guai. Quindi anche in questo era eccellente. Beh, anche Fellini... dicevano che era un bugiardo, quindi tutti grandi. Ma lo dicevano gli altri o lo diceva lui? Certo. Lui si è autodenunciato. Anche tra i due conduttori c'è qualcuno bugiardo. Che saresti tu? Sinceramente, no. Ti posso dire una cosa? Sarei bugiarda io se adesso ti intonassi una canzone che vi voglio far sentire, che è proprio la canzone del cuore per me, che è la canzone che ha cantato in questo RVM insieme a Bucelli. Ah, meravigliosa. Sentiamola. È una bugia, te voglio io bene, non è vero. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. Voglio sangue in te vena. Scioglie davvero il sangue rintevene. Tu sei una catena assai, proprio. No, dove no, sei indisciplinata? Non lo fare. No, dove sei indisciplinata? Non lo rovinare, sì, perché, così, ti prego. No, perché, allora, è la canzone proprio per me, una delle canzoni che amo, questa di Caruso. Solo una piccola strofa. Qui dove il mare luce e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Grazie. Meno male, pensavo cantasse Nunzia. No, resta lì. Una tonalità incredibile. Pensavi che cantassi io. Mi ero preoccupato. Una tonalità incredibile con Bocelli. No, un'abilità vocale strepitosa. Oltre al fatto di avere un timbro particolare riconoscibile, quindi aveva il suo suono, ma un'estensione vocale infinita, perché quando cantava nel registro basso era un velluto la voce di Lucio, poi quando saliva su faceva quello che voleva. Canzone preferita di Monica, anche la mia, Marcello Cirillo al piano. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seria, rimani. Oh, i russi, gli americani, non lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, ma è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani. Bravo Marcello, senza avere paura, meraviglioso. Senza avere paura. È mai tornato. Sì. Ve lo vogliamo far sentire insieme anche a De Gregori, un tour storico, peraltro a proposito di bugie, come fanno i marinai. Ancora, senza avere paura, ho accettato di condurre con te. Ma dove vanno i marinai, ma scalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana e il cielo che sorride, come fanno i marinai con questa noia che li uccide, tormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare, che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York, ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini vero? E intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso a una donna, una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà. Di chi anno è? 79, te lo dico. 79. Era un bambino De Gregori, 79. Era magrissimo. Comunque era un gran figo Dalla, punto. Figo. Guarda poi che quante facce aveva, guarda. No, meraviglioso, guarda. Meraviglioso. Allora facciamo una cosa, per stravolgere, non possiamo non sentire l'anno che verrà, ce la facciamo con i tempi, sentiamolo, dopo sentiamo anche Gegè, cantiamo tutti insieme a Marcello. L'anno che verrà. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? Ecco. Di essere qui in questo momento, vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare, e se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio, come diventa importante. Gegè, prima di parlare del tuo tour, ma fuori dal palco, chi era Lucio Dalla? Una persona divertentissima, una persona colta, grandissima sensibilità e con un senso dell'umorismo spiccato. Io per esempio vedevo questa fotografia di Lucio alle vostre spalle, no? A un certo punto Lucio
si tolse il berretto, il cappello, iniziò a utilizzare il parrucchino. Sì. Però lui lo utilizzava, come dire, in maniera del tutto originale. Quando incontrava le signore, io proprio ero con lui, faceva: buonasera signora, e si sollevava il parrucchino. L'intelligenza. Lo farò anch'io. Allora Gege, stai girando? Sì, sto girando concerti, tanto. Vediamo anche la locandina. Sì, ti diverti sempre, insomma. No, mi diverto, c'è una bellissima band con talenti strepitosi, stiamo facendo tutti i festival jazz, alcuni importantissimi, anche in piccoli e grandi jazz festival. Perfetto. Quindi andremo avanti fino alla metà di settembre per poi fare i teatri. Allora, vediamo anche un tuo video. Sì. Una canzone scritta da Ron, poiché ne abbiamo incontrati tanti e tanti ne incontreremo, attenti al lupo. C'è una casetta piccola così, anche voi, con tante finestrelle colorate, una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, torna sempre tardi da lavora, va improvvisa, un capello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare, e più ci pensi più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un buon male, guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, vai vai. Io ben di tutti i tuoi nomi. Living together, io non mamano selo, io non mamano selo. Living together, io non ti tutti i tuoi nomi. Io non me ne non nela. Grazie Gigi. Salutare, perché sennò il lupo che viene dopo, Liorni, ce mangia. Grazie a catena, grazie a tutti.